Andiamo un po' più vicino, se volete. Facciamo un cerchio un po' più... Giorgio, dai, aggiungi, dai. La stanchezza, vieni giù. Chi manca? Bastia. Devo prendere una sedia pure. Più a mezzo, sì. Ok, com'è andato? Mi sono svegliata. Ti sei svegliata adesso? Finalmente? Ci siamo? Ok. Com'è andata la discussione? All'inizio forzata, poi è andata bene. No, è sempre difficile fare una riflessione, no? Personale, sulle proprie capacità, sulle cose, sulle debolezze. Non è mai ascoltato. Se ci fa parte, ho fatto due giorni, ho fatto l'altra volta la montagna del Sanremo, una domanda quando conosci te stesso, un po' tutti erano sempre complicato. Sperimentando ancora tutti questi strumenti, sì, quindi no, possiamo parlare di una predisposizione nostra, ma non ancora per vedere quanto diventa. Quindi fare la riflessione del sentimento più che l'esperienza, no? Pensiamo che... Per esperienza non mi sento con la volontà di riescono a vedere altre... Non ho mai sperimentato e quindi posso fare. Ok. Anche per l'attribuzione di due ruoli di danno alle altre persone. Io magari non riesco a giudicare me stesso, però vedendo come le altre persone giudicano me, penso di avere determinate capacità. È stato vabbè, ha facilitato il processo il fatto di essere in gruppo e discutere invece di stare da solo? O... Beh, sì. Sì, vuole dare una mano. Quello secondo me dipende dal grado di conoscenza che si ha dell'altro. No. Se è venuta fuori una cosa diversa, magari se fossi stato con Umberto, con Chiara, con Lorenzo, oppure se fossi stato con qualcuno che ho conosciuto in questi due giorni. Cioè hanno un grado di conoscenza diverso, quindi mo. Però anche il fatto di raccontare ognuno la propria esperienza. Cioè in realtà sembra che si stia parlando di se stessi, no? Però le altre persone del gruppo, ascoltando le esperienze che poi ho avuto, riflettono anche su quello e poi su se stessi. Ma quello... Ah, no. Alla fine ci siamo confrontati sulla nostra esperienza, per cui alla fine non ci conoscevamo, alla fine, a parte che ci siamo ritrovati molti punti in comune, e fondamentalmente abbiamo detto quasi le stesse cose, ciò che ci piace, le stesse cose, oppure ma questa situazione di essere con qualcuno per fare questo quali sono le mie forze, le volere, quali sono il tipo di attività che sono più vicino a me, per farlo con qualcuno che non conosce verso qualcuno che conosce, pensi che è più facile o più difficile? No, più facile o più difficile, è diverso. Ma cambia il risultato. Cambia il risultato, cioè cosa arrivi alla fine della discussione, aver focalizzato di te stesso. Sì, sono sicuramente dei contributi differenti, no? Perché da un lato possono essere anche più bravi, mentre dall'altro... Quindi
aiutarsi di più da solo. Sì, però infatti è diverso, non è che è più facile, più difficile, però infatti è diverso, perché quando se facciamo questo con la gente che è molto vicina da noi, che lo facciamo ogni giorno, c'è tanta cosa che non c'è bisogno da dire, eppure c'è tanta cosa che se lo dice ti, c'è già un, come si dice, un modo di dire la cosa, un modo di mettere un ruolo, di aspettare, perché c'è già questa relazione nel ruolo, invece se qualcuno nuovo è diverso quello. La parte è solo diversa, non è che è meglio o peggio, è diverso, dipende da quello che facciamo. Forse è buono pure cambiare lo specchio, no? È interessante anche perché, come ci dico dopo, però quando dovevo dire dei punti di debolezza non ho avuto problemi, per esempio. Quando ho detto punti di forza, parlare con delle persone che non conoscevo mi veniva più naturale, perché dicevo, le altre persone vedono così. Però non la conosco da tanto tempo, mi sembrava un esempio quasi in video, perché dicevo, se devono pensare nella stessa maniera, cioè, se non la dice, quando no. Come puoi dire, io sono bravi a fare questo, ma che dici? No? Ma qualcun altro ha avuto la stessa situazione, debolezza verso forse? Io, che faccio molta autoanalisi, autocritica, ho molta facilità, cioè almeno credo di sapere già quali sono i miei punti di forza e le mie debolezze, quindi mi viene facile raccontarli e dirli. Però ovviamente cioè, gli altri non lo sanno se vero o no, perché non l'ho vista in pratica, quindi è una mia percezione che sto comunicando. Quindi non lo so che cosa aggiunge alla mia riflessione il dire io penso di sapere questo o di non sapere questo. Cioè il confronto non ti porta. Cioè non c'è un feedback in pratica dall'altra parte, perché non sai se perché c'è cioè, anche no, così. Però con la ok, aspetta, lo che dici tu è che non, che il fatto di lo dirlo, che dirlo non è, non ti serve nel processo, è quello? No, non serve. Però comunque il fatto che cioè, le altre persone non mi conoscono, come fanno a dire se è vero? Ah, ok, ok. Ma quello è importante, pensi? Che qualcuno te verifica se è vero o falso quello che pensi a questo punto? No, non dico per te, per un gruppo, per tutti. In questo, per esempio, questo esercizio, no? Quanto, dov'è la verità? No, perché in un confronto con quella pari uno non so, non ha interesse a dire a nascondersi dire una bugia, perché altrimenti sarebbe quello controproducente confrontarsi. Quindi infatti quello che voglio dire, qui la verità è solo se dice quello, se pensi davvero quello. Quella è la verità, no? Perché questa è una relazione personale, anche se stiamo parlando, non è una conferma del fuore, no? È una conferma, cioè una conferma da dentro, no? Devo capire, se dico io sono bravo a fare l'origami, vabbè, sì, credo che infatti non lo so fare l'origami, se lo fare solo il segno, l'ho imparato ieri, quindi io dico io sono bravissimo, quindi qui non c'è la verità. Però sì, se tu non mi conosci e io solo fare tre o quattro, io mi credo che sono bravo a fare, se lo dico, la verità è lì, no? Forse non è vero che sono così bravo nel mondo, però è vero che mi sento una delle mie forze e fare gli origami. Questo succede molto nella riflessione, no? C'è un po' bisogno di farci capire quanto siamo veri in quello che pensiamo di noi.
Era tanto, era tanto. Sì, però se sei in quel momento con delle persone che sono state nel tuo gruppo mentre facevi quell'attività, oppure che ti hanno visto lavorare, eccetera, cioè hai un feedback immediato, no? Dell'esperienza che hai fatto, quindi veramente dici sì, è vero, le so fare, o comunque non le so fare, o comunque quando organizzi un'attività, quanto stai parlando con persone che non conosci, tu dici te la credi, dici io lo dissi da bene, conto quando c'è davanti, no? Le persone che... Ma pure lì il feedback, c'è questa domanda, qual è la verità? No? Perché il feedback è la verità di qualcuno che è da fuori, che ha visto qualcosa, o che forse non è la verità. C'è sempre questa... O chi ha partecipato, per esempio la mia verità. Se io ti dico, no, per esempio, se io ti dico questo non va, oh, va abbastanza bene, è sempre la mia verità è questo punto di riferimento, non la verità. Che è questa. Sì, è sempre soggettivo, perché non esiste la verità. Cioè, dentro e fuori è sempre soggettivo, infatti. È sempre soggettivo, è vero. Perché un conto è se un partecipante, cioè un gruppo di persone, guarda un gruppo dice no, guarda, perché secondo me non sei. Ma è vero. È sempre soggettivo. Molto mutevole, perché tu puoi essere bravissimo a fare creazioni artigianali, una volta viene bene, una volta male, perché c'è un contesto di gruppo che proprio non ne vuole sapere. Chi ti ha visto quando lo facevi bene va bene, è positivo. Chi ti ha visto quando facevi nell'altro gruppo non va bene, feedback negativo. Infatti sempre, feedback è sempre circostanziale, e lo stesso la riflessione, dipende come ci siamo adesso, dove sediamo, con chi parli, tutta questa roba. Però tornando un po' indietro, forse De Bolese, qual era stato più facile identificare, o di parlare anche, o uguale, è uguale identificare le nostre forze e le nostre debolezze, per no, voi? La forza è stata più parte. Per me la forza, per te la forza è più parte. Perché vabbè, mi ritrovo molto nelle creazioni artigianali, mi piace meglio volare, mi piace lavorare con i materiali, e mi piace il processo creativo, anche dalla confusione passa da qualcosa di tangibile, di concreto che puoi vedere. E la debolezza in realtà mi è nata grazie a un confronto che ho avuto con te, perché effettivamente mi sono resa conto che mi mancano delle esperienze. Per esempio la mia debolezza è sicuramente gestire una discussione, non credo di avere abbastanza non entriamo troppo dentro le debolezze e le forze specifiche, è però quello, perché non ho abbastanza esperienza. Non è stato più facile trovare le debolezze. Le forze, diciamo, quello che ho fatto con il confronto più o meno si comporta, però se non ero un po' in io non ho preso giudicarmi negativamente è benissimo. Tutto siamo professionisti a fare quello. Cioè, quello. Cioè, magari devi pensare che quello è tutto il tuo punto di forza. Perché ti devi sentire. Per me è una cosa simile, nel senso che ho una certezza sulla debolezza, ho una percezione sulla forza. Ma invece è stato il contrario. Cioè, ho delle certezze su ciò che so fare, cioè delle incertezze su ciò che non so fare, come tutte loro, secondo me, per la mia esperienza si tratta dell'età, comunque sono piccola, quindi non ho ancora non ho ancora avuto modo di sperimentare se so fare una cosa o no. Quindi, come so che lo diceva, forse tu. Cioè, penso magari che non sono molto portata nell'organizzare dei giochi, magari un giorno scopro che sono portata. Però i punti di forza li so, cioè per esempio trovare i punti di forza. No, io solo porto questo perché tante volte noi prendiamo sempre più facile, più diretto forse le debolezze, come anche quelle che non va bene. Per esempio, se organizziamo un'attività, abbiamo sbagliato questo, e poi forse una cosa lì, questo è andato più o meno bene. Però ci sono sempre tutti e due, a che bilanciare bene, non solo uno, non solo l'altro, per capire che ci sono sempre il bene e il cattivo. Penso anche un punto di debolezza, è una situazione, può rivelarsi
un punto di forza in altre situazioni. L'esempio che ho fatto di me, per quanto riguarda gli strumenti funzionali, non riesco a esprimere molte tipologie di emozioni, ho quasi un rifiuto a farlo, però questo mi permette di fare delle analisi lunghe in contesti di stress e quindi riesco a rimanere, diciamo, fuori dalla confusione ordinata. Non ho un coinvolgimento forte che magari spesso può bloccare, no? Le persone che si trovano in situazioni di panico. Non provandole riesce a gestire, no? Sì. No, ma le prove le gestisci o proprio non le provi? No, non andiamo troppo dentro le cose personali, no? Lui non è ancora qui, lui è qua. No, però quello punto è interessante, che c'è quello, infatti una debolezza si può essere una forza, eppure una debolezza tu lo puoi vedere come un problema o come una sfida. Sempre, chi dice debolezza di qualcosa che è andato male, una brutta esperienza, è sempre la capacità o la possibilità di cambiarlo in qualcun altro meglio per te, per noi. Ok, la ultima domanda, prima di andare a attaccare il caffè. Facciamo i... Ah, come è andato a trovare il tipo di strumenti che gli sono più vicino, così? Hai trovato qualcuno, qualcuno non hai trovato, come era facile, difficile? Io l'ho trovato più vicino. Sì. Molto certa è questo. E diciamo, mi hanno parlato gli altri, poi io ho trovato, mi rubato tra le tante cose, quelle cose interessanti, insomma. Una domanda, in che categoria rientrano gli strumenti, diciamo, tipo quello del Chanko, del brainstorming, comunque? Non lo so, dipende come lo categorizzi, infatti, come lo pensi. Che pensi? Non riuscivo a darmi una definizione. Possiamo chiamare attività, può essere discussione, senza parlare, per esempio, può essere un'attività, cioè, dipende come lo categorizzi, davvero, perché... stiamo preparando del gruppo di questo di questo stare un po' e secondo me quello era non era più alta forma di partecipazione attiva. Io la vedo questo modo. No, non è? È la più alta forma di partecipazione attiva. Perché? Perché spesso no, è un concetto che io l'ho detto diverse volte in scrittura, però l'ho scritto particolarmente. In una seduta penale come questa c'è sempre il discorso che magari uno si sente autorizzato a non parlare, a dire la cosa perché tanto parla con gli altri, quindi quanto è risolto il tempo, la discussione, passa il tempo, io posso stare pure zitto, no? Quindi la discussione passa uguale, mentre in quel caso è quasi che volete costretto a esprimere la parola, quindi ha un'altra forma di coinvolgimento. Per questo io l'ho detto. Anche se ti piace, anche lì se uno volesse può anche non scrivere e limitarsi a commentare l'altro. No, ok, non entriamo troppo tra l'attività, se non torniamo molto indietro siamo qui, se no scusa, però c'è un coffee break dopo per continuare la discussione. Cosa? Ma così torniamo indietro a analizzare da quell'attività da due giorni, scusa, perché c'è il tempo, coffee break. No, per voi, continuare le discussioni, chi lo vuole, questo è molto interessante, lo diciamo necessario. Direzziamo questo, a questo punto. Quindi c'è qualcuno che ha trovato solo uno tipo di strumenti, c'è qualcuno che ha trovato tutti i tipi di strumenti, più o meno, difficoltà, no. Come dire? Non è che siamo solo capaci di utilizzare un tipo di strumento, no? Facciamo affinità un po' tutto quello. Eppure dentro strumento possiamo avere la più affinità un modo di gestire gli strumenti. Quello puoi cambiare invece degli strumenti, no? Solo farci capire che c'è un sacco di possibilità dentro di noi e c'è un sacco di possibilità intorno a noi. E cosa fare? Ok? Qualcun altro così importante? Che non è sulla... quello? Che è molto importante però. Ci sta? Ok, facciamo 15 minuti di pausa, chi vuole continuare a discutere va bene.
se no iniziamo tra 15 minuti, quindi se siamo a il mio 25.